Pensaci bene, Bayek. Una volta sulla nave, non potremo tornare indietro. La regina dovrà sedere sul trono, o le nostre teste salteranno. Ho capito. Non capita spesso di trasportare una dea. Chiedo scusa, non ci sono re e regine a bordo. Solo dei e dee. Siete nel posto giusto. Ogni cosa strana e terribile è benvenuta. Temo che i miei alloggi non siano comodi quanto il palazzo. Comodità? Io le disprezzo. Mio fedele amico, stai bene? Oh, questa dea è davvero straordinaria. Va trattata con cura. Non posso credere che sia a bordo. Non farti ingannare dalle apparenze. Ha bisogno di noi quanto noi di lei. Aya, lei è la vera dea. Là, c'è qualcosa. Aia, stai già mostrando a Bayek i posti migliori per fare l'amore. Ora basta, Foxida. È il momento di combattere. Fratelli miei! Oggi trasportiamo un carico prezioso. La regina Cleopatra, la signora della perfezione. Colei che regna sul giunco e sull'ape e tanti altri titoli del cazzo che francamente mi fanno passare la voglia di trasportarla. Ora, se volete volgere lo sguardo davanti a voi, scoprirete che avremo presto visite indesiderate. Emissari del nostro giovane faraone. Che gentilezza avvicinarsi a noi! Vogliamo salutarli con gioia? Con un caldo saluto fiammeggiante? Che ne dite? Alalalala! Questo mi ricorda quando 20 anni fa sono salvato insieme a un gruppo di pirati. Erano i siciliani, vero? Ah, conosci i racconti? Erano loro. Prestavo i miei servizi anche a loro. Volevano attaccare l'entroterra di Antiochia e gli servivano altre mani. È stata la mia prima e ultima volta nelle vesti di criminale. Preferisco avere un briciolo di decoro. Rispondete al fuoco! Anche un briciolo può essere troppo. Senti chi parla! Il grande Magi! Siamo in mare, capitano. Ogni grandezza qui è tua. Oh, le Magi! Che brucino! Alala! Forza con le frecce! Fatemi assaggiare! Un po' di fuoco! Fuoco! Massima velocità! Ottimo lavoro! Conosci già ogni segreto del mare. È più facile navigare quando non ci sono navi pronte ad affondarti. La flotta principale noterà le triremi mancanti? Ci metteranno un po' a capire cos'è successo. Avanti! Capitano, il mio scudo puzza di carbone. Ti prego, Damaste, fa silenzio. Proseguiamo. State attenti. Non siamo ancora in acque tranquille. Là! Altre navi tolemaiche! Proveranno a incastrarci, spingendoci contro la costa. Lo vedo, quello sguardo. Perché combatterli? Potremmo limitarci a spiegare le vele e far rotta per Alessandria.
Devo accertarmi che la via sia sicura per Cleopatra. Dobbiamo farlo. Quei Nekhatiades assaggeranno le frecce di Ra. È bello sentire un po' di volgarità egizie su una nave greca. La varietà è il sale della vita. E anche il sangue. Ah, la, 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 la! La flotta attende ordini, Aya! Le nostre catapulte sono pronte ad attaccare! Ci attaccano! Fuoco! Più forte, lavativi! Fuoco! Fuoco! A tutta velocità, ora! Rispondete al fuoco! Fuoco! A tutta velocità, si attaccano! Fuoco! Tagliateli fuori! Non fateli virare! Tenetemi! Calmo, fratello! Pronti al fuoco! 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 Tenetemi! Fuoco! Pronti al fuoco! Fuoco! Impatto imminente! Tenetemi! Fuoco! Nessuna pietà! Finiscano in fondo al mare! Fuoco! Calmo, fratello! Calmo! Fuoco! Tenetevi! Calmo, fratello! Massima velocità! Fuoco! Fuoco! Massima velocità! L'aria puzza e non sono i marinai, è qualcos'altro. Aspetta, Foxida, guarda là, nell'acqua. Due navi andate? Tolemaici! Sanno il fatto loro, però. Ma io non sono un capitano inetto al soldo dei romani! Non ci ucciderete tutti! Calma, Foxida. Non è ancora finita. Le catapulte faranno il loro dovere. Gliela faremo pagare. E salata per le palle di Zeus! Che l'oceano prenda il colore del loro sangue! Damaste! Dacci sotto! Aumenta il ritmo! Sì, mio capitano! Alala! Hanno mandato un octareme! È gigantesca! No! Gli dèi vogliono fare a pezzi la mia flotta? Opera di Poseidone! Ma questa vecchia lisca ti si incastrerà in gola! Tieni duro, vecchio mio. Non serve offendere gli dèi ora. Preferirei dèi arrabbiati che gentili! Ora come ora! Squarcino i cieli e facciano piovere morte! Ne è rimasta solo una ad affondare. Fuoco! A tutta velocità, ora! Ci attaccano! Tenetevi! Fuoco! Via, velocità massima! Fuoco! Fuoco! A velocità massima, ora! Calmo, l'ho colpito in pieno! Fuoco! Mettetecela tutta, forza! Tenetevi! Impatto imminente! A velocità massima, ora! Fuoco! Tutta velocità, ora! Calmo, pronti al fuoco! Calmo, fratello! Rispondete calmo al fuoco! Pronti al fuoco! Fuoco!
Pronti al fuoco! Ci attaccano! Fuoco! Pronti al fuoco! Tenetevi! Rispondete al fuoco! Tenetevi! Massima velocità! Fuoco! 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 Prendetevi! Via, velocità massima! Fuoco! Fuoco! Ci attaccano! Fuoco! Tenetevi! Fuoco! Fuoco! Impatto imminente! Aumentare il ritmo! Merda! Due navi andate! Tolemaici! Sanno il fatto loro, però! Ma io non sono un capitano inetto al soldo dei romani! Non ci ucciderete tutti! Calma, Foxida. Non è ancora finita. Le catapulte faranno il loro dovere. Gliela faremo pagare. È salata per le palle di Zeus! E l'oceano prende il colore del loro sangue! Damaste! Dacci sotto! Aumenta il ritmo! Cimbio, capitano! Alla là! Hanno mandato un opterene! È gigantesca! No! Gli dei vogliono fare a pezzi la mia flotta! Opera di Poseidone! Ma questa vecchia lisca ti si incastrerà in gola! Tieni duro, vecchio mio. Non serve offendere gli dei ora. Preferirei dei arrabbiati che gentili! Ora come ora! Squarcino i cieli e facciano piovere morte! Ne è rimasta solo una da affondare. Ci attaccano! Velocità massima, su! Tenetevi! Tenetevi! Rispondete al fuoco! Più veloci! Tenetevi! Fuoco! Tenetevi! Rispondete al fuoco! Tenetevi! Pronti al fuoco! 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 Pronti al fuoco! 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 Tenetevi! Tenetevi! Rispondete al fuoco! 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 Tenetevi! Rispondete al fuoco! Tenetevi! Pronti al fuoco! 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 Tenetevi! Mettetecela tutta, forza! Fuoco! Fuoco! Massima velocità! Ci attaccano! Fuoco! Tenetevi! Massima, su! Ce l'abbiamo fatta!
Gli dei sanno come divertirsi, Aya. Quando ti ho incontrata, i pericoli mi hanno di nuovo scovato. Bayek, sei un Magi fortunato. Tutti lo siamo. Fortunati di avere la tua furia con noi. Dovrei scusarmi per averti riportato in battaglia. Proprio no, proprio no. Sento il cuore galoppare. Adoro la battaglia. Per Zeus, non vedevo niente di simile dai primi giorni del padre di Cleopatra. Non celebriamo troppo presto, mio caro vecchio. Siamo in mezzo al mare con un carico che vale 1000 navi. Mi chiedo se Cleopatra sia rimasta illesa. Quegli abiti sembravano costosi. Stanno tutti bene, è finita! Attacco a tribordo! No, non è finita! Quegli idioti tolemaici sono vivi! Salite sulle barche di canne! Fuggite sfruttando la nebbia! Ci penso io qui. Il destino a volte è bastardo, Aya. Goditi la tranquillità, mentre io resto qui... Fuggite, presto! Non badate alle frecce infuocate! Prima della battaglia, noi onoreremo la nostra dea! Non possiamo permetterci di versare altro sangue romano. Meglio non aggirarsi per il palazzo armati. Quindi niente armi? Armati o no, riconosceranno lei. Per una volta forse l'entrata da regina non sarà necessaria. Rilassatevi. Questa dovrebbe essere casa nostra. Non scordatelo. La regina sta bene? Sta bene. E ora? Lasciate parlare me. Per passare dovete essere scortati o avere il sigillo reale. Sono il nomarca di Eliopoli. Queste sono le mie guardie. Portiamo doni dai nostri mercanti. Fateli proseguire con una scorta. Seguitemi. Di qua. L'imperatore tiene molto all'ospitalità. Avete goduto del caldo benvenuto tipico del nostro faraone? Festeggeremo solo quando un'alleanza sarà raggiunta. Il nostro visire e il re ci hanno concesso un trattamento eccellente finora. Purtroppo non posso assicurarvi che il mio imperatore vi riceva. Lo capiamo. Siete un bravo legionario. Sapremo aspettare. Credi che riusciremo a ucciderli tutti? Ma certo. Abbiamo degli dei migliori. Siamo arrivati! Dux. Legionari ospiti, riposo. Noi siamo gli inviati a Oriente del grande faraone Tolomeo. Abbiamo doni per l'imperatore. Venite pure. Che portate?
Vi aiuto a trasportare quel tappeto? No, vi prego, è un oggetto sacro. Solo chi lo conosce può toccarlo. Chissà quello che ha tra le mani. Fatevi da parte, legionari! Affari ufficiali del faraone! Chi sei? Sembri un'auriga dell'ippodromo! Hai indovinato. Dovresti vedermi gareggiare. Il guerriero di Siwa. Prego, di qua. Legionari ospiti, riposo. Resteremo a palazzo finché le trattative saranno concluse. Il mio palazzo è a vostra disposizione, Gaio. Si sapeva che avrebbero ucciso Pompeo prima o poi. Era un cittadino romano. Pompeo era tuo nemico, Cesare. È stato mio amico. Ma hai ragione, Tolomeo. Occupiamoci della nostra alleanza. Che accade? Perdono, grande Cesare. Portiamo un dono dal faraone, Cleopatra. Faraone? Questo non è un dono. Sono amici di mia sorella. È una trappola. Invece che un delegato, Cleopatra manda un tappeto? Mi domando come siete riusciti a entrare nel mio palazzo. Guardie! Uccideteli! Il mio povero fratello sta tramutando in aceto il vino e riducendo in pezzi il mio regno. Signora, la tua audacia è pari solo alla tua bellezza. Flavio, ti prego. Io posso offrirti quello che mio fratello non ha potuto. Un matrimonio. Un vero matrimonio. Alleati con mia sorella e ucciderò ogni singolo romano ad Alessandria. Hai parlato abbastanza, fratello mio. Fuori, tutti. Verrete richiamati non appena il congresso sarà concluso. Ora voglio sentire entrambe le versioni di questa storia. Potino e Settimio andati. Sono fuggiti. Avrai presto la tua vendetta. Questa è l'occasione per Cleopatra di diventare ufficialmente regina. Se lo diventasse, potremmo colpirli dall'interno e distruggerli. Domani la nostra regina avrà mutato le adulazioni in qualcosa di più. Ci rivediamo domani ai giardini. Oggi avete mostrato il vostro valore. Siete dei grandi magi. Aia, mia cara, grazie per essere venuta. Con il grande Cesare è andato tutto bene. Bene, mia regina. Presto sarete nuovamente sul trono. Sì, sì. Devo chiederti un favore, però. La tomba. Credo che Cesare meriti l'onore di rendere omaggio al fondatore del nostro regno, Alessandro il Grande. Volete stupire la vostra nuova fiamma? La tomba è sigillata, vero? Già, ma per voleri di Gaia. Non per il volere del re. Durante i primi giorni del regno di mio padre, un terremoto ha bloccato l'entrata.
Forse conosci la zona così bene da poter trovare una via secondaria per entrare. I sotterranei. Vorresti entrare da sotto? Beh, potrei farmi strada tra le cisterne e i canali sottostanti, risalire e tentare di aprire un passaggio nella tomba. Sarebbe la soluzione migliore, ma mi sembra un azzardo. La sorte favorisce coloro che la ignorano. Perlustrerò l'area intorno alla tomba e troverò un modo. Eccellente. Ne sono lieta. Ehi, cosa? Ti ammazzo! Eccoti qua! Ehi! Odin. Oh, va che meno. Non è schede. Nun quam vidi melius te. Ti ho parlato del poeta Catullo? No, credo di no. La strada è chiusa. Faccio un controllo. Strano. Questo muro sembra meno compatto. Ci deve essere un passaggio sotto. Strano. Questo muro sembra meno compatto. Ci deve essere un passaggio sotto. Lance spezzate.
I romani le hanno provate davvero tutte. Avevano ragione. Da questa parte non si passa. Il terremoto deve aver alterato la struttura. È ancora più stretto che nelle caverne a ovest di Siwa. Eravamo più piccoli allora. Ora che si fa? Dovremo attraversare le fogne. Nessuno ha mai avuto il coraggio di tuffarsi nelle acque dell'Ane. Lo faremo noi. Dopo di te, Aya. La tomba. Incredibile. Spero che alla mia morte farei fare un sarcofago simile anche a me. Tutto quello che vuoi, amore. Si dice che il suo sarcofago sia fulmine di miele. Aiuta a preservare il Ka. Incredibile. Promettimi che mi seppellirai con la mia lama, così potrò difendermi nei campi dei giunchi. Prometto. Questi simboli alla base si riferiscono a Siwa, la cripta e lo scettro in mano ad Alessandro. Amon in un campo di alberi, laddove un globo inciso tocca il suo scettro. Da uomo a re, da re a Dio. Un globo inciso? Che ne è stato del globo che ti ho dato? L'ho dato ad Apollodoro. Lui ama queste cose. Dovremmo far entrare gli altri. Io continuo a guardare in giro. Con gli affreschi sul muro. Immortalis. Il bastone che ha tra le mani, quei simboli. Lo venero sin da quando ero ragazzo. Vi somigliate? Ho pianto ai piedi della sua statua a Roma. A 30 anni era il dio di un impero senza alcun confine. Cosa ho fatto io dei miei 5 decenni di vita? Dei, aiutatemi! Io e te insieme faremo anche meglio di Alessandro. Sì. Quando è che la regina smetterà di impressionare Cesare e comincerà ad impressionare noi? I nostri bisogni sono i suoi. Sa quel che fa. Mio Cesare! I nostri emissari sono stati catturati al presidio a sud di Alessandria. I soldati parlano di un atteggiamento ostile. Catturati? Così agisce Tolomeo? Manderò le mie guardie.
I soldati greci hanno più libertà di quelli romani in città. Mia regina, risolveremo noi la questione. Flavio, vieni. Guarda. Abbiamo trovato il grande re. Non sarà facile affrontare l'intera guarnigione. Forse non serve affrontarla tutta. Uccisioni e movimenti calcolati funzioneranno meglio. Se affronterai l'esercito di Tolomeo, vorrei essere al tuo fianco. Potrei distrarre i soldati con una rissa. Buona idea. Io andrò alla ricerca degli emissari. Ma cos'è? Muoversi su! Oh. Idio Odin! Oh. Ehi, resta dove sei. Oh. Attento, è pieno di guardie qua. Hai fatto male a venire qui. Linea di tiro libera. Ce l'ho portata. Linea di tiro libera. Tutti in piedi. Siamo le truppe. Aiutatemi. Venite qui. Non riuscirai a scappare, idiota. Linea di tiro dovevi libera. Fuggire quando potevi farlo. Meglio rimanere nascosti. Ehi, resta dove sei. Ehi, cosa? Meglio stare faccio più! Ti ammazzo! Sei lì! Muori, verme! Ti taglio la gola! Eccoti qua. Sono qui per salvarti.
Ci attaccheranno a vista qui. Alt! Resta lì! Niente di che, ma meglio stare allerta. Non avrai nulla. Stai zitto! Non sentite una puzza tremenda? Non guardare me, io i cadaveri li ho tolti. Potresti lasciarmi andare. Qualcuno mi uccida! Non ce la faccio più! Sono qui per salvarti. Dobbiamo avvertire Cesare. Che ti è successo? Settimio, preparano un assedio al porto. Vogliono prendere il palazzo. Non tradirò Cesare! Quante altre teste devo tagliare prima che Cesare rinsavisca? Lascia perdere, è inutile. Cambio di programma. Il leone dice di marciare sul faro e di catturare la regina. Poi hanno detto che andavano... Dove? Dove? Quest'uomo potrebbe avere informazioni essenziali. Devo riportarlo da Cesare. Cosa? A Delfos, ci sono guai! Vieni qui, che ti ammazzo! Non deve sfuggirci. Sei lì. Mi serve un cavallo. Romani adesso, ma quanti altri padroni ci toccherà subire? Oi! I romani ci sottovalutano. Ci ribelleremo fino a risvegliare. Cari concittadini, dobbiamo impugnare le armi. Dateci Tolomeo! Dateci il Me nostro vado al Serapeo. La preghiera è la nostra ultima speranza. Gli dei devono aiutarci. Mi piace. I vostri uomini vi sono fedeli, Cesare. Settimio vuole intrappolarvi a palazzo. Non c'è più tempo. Come previsto, è guerra. Flavio, cercano il fuoco? Allora incendiamo l'intero porto. Se modifichiamo la luce del faro, la flotta saprà subito cosa fare. Noi ci muoveremo con le bighe. Certo, grande Cesare, vado a dare subito l'ordine. Mia regina, dovreste accompagnarmi in battaglia. Anche con la guerra tra le strade rimarrò seduta sul mio trono. Sarò la regina fin quando una spada non riuscirà a infilzare il mio cuore. In tal caso il mio sangue rimarrà sul trono. Bene. È deciso. Rimango. La mia vita è vostra. Ora, la parte cruciale del piano.
Questo va messo nel braciere del faro. Mi accompagnerà per tutta la città. E ora, che sia il caos. Aya, se incontri mio fratello, non esitare. Odore di guerra! Ridaremo alla regina il suo trono. Sei tu la sola regina che meriti un trono. Su, dammi la polvere. Cesare pensa che questo non sia un lavoro per me. Mostra a Cesare che si sbaglia. Attento, è pieno di guardie qua. Qualcuno uccida quella donna! Com'è arrivata fin qui? Ehi, tu, fermati! Aiuto! Fatela fuori e torniamo ai veri problemi! Questi schifosi romani! Avete offeso la mia lama. Tacciti, che ti ammazzo! Merda! Abbiamo guai! Cosa? Ehi, datemi un...
Fottere, suocera! Cosa? Qualcuno uccida quella donna! Com'è arrivata fin qui? Ehi, tu, fermati! Fatela fuori e torniamo ai veri problemi! Questi schifosi romani! Aiuto! Avete offeso la mia lama. Ehi! Datemi una mano, presto! Mi è parso di sentire uno scarafaggio camminare addosso! Mi ricordi quelle puttane di Alessandria che mi ha offerto l'ordine degli antichi? Potrei decidere di tenerti qui! E ora hai offeso anche il mio cuore. È il faro di Tolomeo! Via di qui! Questo fuoco brucerà solo per Cleopatra. Di quelle puttane di Alessandria che mi ha offerto l'ordine degli antichi. Potrei decidere di tenerti qui. E ora hai offeso anche il mio cuore. È il faro di Tolomeo! Via di qui! Questo fuoco brucerà solo per Cleopatra.
Ricordi quelle puttane di Alessandria che mi ha offerto l'ordine degli antichi? Potrei decidere di tenerti qui. E ora hai offeso anche il mio cuore. È il faro di Tolomeo! Via di qui! Questo fuoco brucerà solo per Cleopatra. Zeus, come hai fatto a uccidere il capitano?